Ah, che bello quando eravamo bambini e guardavamo la Sirenetta. Ma tu che ne sai della Sirenetta? Ma tu che ne sai della sigaretta della Sirenetta? Ah, perché? Ciao a tutti ragazzi, bentornati e bentrovati in una nuova video recensione sul canale di Matti Vape. Io sono Matti Vape e siamo Matti Vape, tutti Matti Vape. Ma che cazzo stai a dire? Andiamo a parlare del Siren di Digiflavor e quindi andiamo a vedere tutto quanto quello che c'è da vedere e poi vi dico tutto quanto quello che c'è da dire. Ok, basta. Ok ragazzi, Siren 2, 22 mm versione da 2 ml, Precise MTL Vaping, le solite scritte post TPD dei cinesi che non capirò mai, Digiflavor, Keep Out of Red Children and Minors, da tenere lontano dalla portata dei minori e dei bambini. Siren, gli indirizzi di Facebook ed Instagram di Digiflavor, codice a barre, colore acciaio, Digiflavor di nuovo, troviamo tutte le indicazioni, in italiano contenuto della confezione Siren, troviamo il diametro dell'atomizzatore ed il diametro dei fori per l'ingresso del liquido, sloghi per lo smaltimento e del riciclaggio, un altro codice a barre, andando ad aprire troviamo l'atomizzatore, un vetrino di ricambio, le istruzioni e le parti di ricambio con annessa resistenza, chiavetta, grani, un'altra resistenza, o-ring, guarnizioni di ricambio e quant'altro. Ovviamente troviamo il vetrino di ricambio come abbiamo già visto. Andando ad aprire l'atomizzatore, accediamo subito al deck, che lo lasciamo un attimo da parte. Troviamo la possibilità di staccare il drip tip con questo pezzettino in ultem plastica, non ho idea di cosa sia, ma è un materiale sicuramente nato e creato per far sì di non avere conduzione di calore sul drip tip. Per svitare il vetrino dovete fare piano piano e si estrae ovviamente la campana che conterrà poi il deck. I materiali sono dei gran bei materiali, non posso dir di no. Sono veramente dei bei materiali di costruzione. È la prima volta che vedo un prodotto Digiflavor e resto veramente stupito. Qua troviamo l'airflow che è regolabile da un foro molto piccolo, penso che sia da un millimetro, fino a un foro un po' più grande che sarà da 2 mm suppongo. Qua troviamo il deck, molto interessante, un deck diverso dal solito. Questi qua sono le asole dove far inserire il cotone che dovrà andare tutto qua sotto. Qua inseriamo la resistenza, queste sono le prese dell'aria. Una volta inserito il tank e chiuso, risulterà in questo modo. C'è un doppio foro per l'aria, in maniera che ha la doppia possibilità di regolazione dell'aria, quindi sia da questa fonte qui che da il buchetto che va poi a rimpicciolirsi. Di qua il airflow è regolabile in questo modo, con il controluce ce la faccio a farlo vedere, da completamente aperto a completamente chiuso. Vediamo com'è il posizionamento del cotone, vedete? Bisogna farlo passare di qua, quindi bisogna tenere il cotone molto lungo, lui poi attiva senza problemi. Molto semplice, la spiegazione di questo deck è più difficile da spiegare che poi da fare di per sé. Una volta inserito il cotone, andiamo a chiudere, hop, giriamo e lui è pronto. Ovviamente ricordiamo di tenere chiuso l'airflow in fase di refill, ma questo è il Siren V2 rigenerato e pronto all'utilizzo, senza guardare il liquido che ho lasciato sulla box. Ok ragazzi, abbiamo visto com'è la rigenerazione, abbiamo visto tutte le cose che c'erano da vedere, quindi adesso non ci resta che da fare una sola cosa: svapare. Signori, è un otto di nicotina, mi sta rincoglionendo, penso che per 2 ore ce n'avrò abbastanza. Spacca il culo, vada a Dio,
è un altro che si va a intersecare in mezzo alla rottura di anime del Kaifun. Cacchetto! In mezzo alla rottura delle anime del Kaifun, proprio come il Berserker. O Berserker, o Berserker. O come stracazzo lo volevo. Berserker. Era quella roba là. Una R in più, una R in meno. Cioè, chi ci campa senza le R, figurati io. Allora, il Siren. Tank. Devo dirvi la verità. Io il Siren mi sono affidato a Flavia. Perché? Flavia, con il tiro di guancia, ci campa, ci vive e ci va di rendita. Io ci campo, ma non ci vado di rendita. Io sono più per il tiro a polmone, da sempre. Nonostante non posso stare senza il tiro di guancia. Funziona bene. Io penso che le cose... Dove vai? Io penso che le cose da dire sul Siren siano veramente poche. Cioè, funziona bene. Si rigenera abbastanza facilmente, bisogna solo capire come infilare il cotone. Ricordatevi di tenere il cotone lungo. Le resistenze sono più o meno quelle che fareste, faremmo o facciamo sul Berserker. Come cazzo si chiama lui, insomma. Secondo me non c'è proprio un'esagerazione di cose da dire. Non costa tanto, ha una bella estetica. Esteticamente mi piace anche più del B. C'ha questo tip che non so se sia Derlin o che diavolo sia, che fa un po' da fischietto adesso. Ed è molto interessante. Secondo me ci sta. È un bel tanchettino, è un'aggiunta in casa Puff che mancava, perché comunque non c'erano tanti atomizzatori rigenerabili da guancia. Ha un bel airflow regolabile. Devo dire la verità, non è per niente male a parere mio. A parere mio ci sta. Ovviamente io tra il Berserker e questo qui preferisco il Berserker, ma è un mio gusto personale. Voto da 1 a 10. Diciamo che, visto che non mi fa impazzire, si prende un 6. Ma vince tanto per l'estetica, perché l'estetica mi piace veramente tanto. Però andate a provarlo, perché io non ho la verità in bocca e non voglio averla. Detto ciò, vi invito a mettere mi piace, condividere il canale, iscrivervi al... Detto ciò, vi invito a mettere mi piace al video, condividere il video, iscrivervi e condividere il canale, attivare le campanelle per le notifiche del mio canale. Con l'ultima svapata vi saluto, vi ricordo di mettere anche il mi piace alla pagina del Puff Store e anche Pergine. E detto ciò, ho detto tutto, e detto tutto, me ne posso andare. L'ultima svapata e ciao. Svapare.